Ciao Giorgio! Buongiorno Serena, Ciao Giorgio, ciao! grazie innanzitutto. Come potevo non dedicarti un po' del mio tempo? Perché sai, insomma, io ti seguo tutte le mattine, io non sono uno che si sveglia presto la mattina, perché insomma noi abbiamo degli orari un po' diversi dalle persone comuni, noi che facciamo questo lavoro. Però quando ultimamente, che comincio a essere un po' anziano, mi sveglio un pochino prima e quindi ti guardo molto volentieri e aspetto con ansia, perché io vedo che tu come parti, canti già dalla mattina. È meraviglioso sentir cantare la mattina, credo che sia proprio una boccata, no, di energia e di positività. Io non vedo l'ora di sentir cantare Marzullo, ma fate cantare Marzullo. Aspetta, non svelare perché Prima o guarda, io ci sto provando, prima o poi ce la farò, eh. Prima o poi ce la farò, ci Eh stiamo sì, di notte preparando. alta e sono sveglio. Esattamente, sì. Hai colto, guarda, veramente ce la sto mettendo tutta, giuro Giorgio. Sarà Senti, ma tornando alla difficilissimo. E lo Raffa, devi no? presentare così. Serena, lo devi presentare così. Bello, bravo, pronto come sempre, Gigi Marzullo che ci canta. E con la maglia a righe anche. Dai, Vabbè, prendetemi in brava Maria giro voi. Righe, con la Lì camicia bisognerebbe a righe. cantare la canzone di Renato, affittiamoci un canotto e prendiamo il largo verso il mare blu. Ma non ti serve una spalla? Perché lui Gigi voleva fare l'attore da ragazzo. Sì. Sì, è No, no, vero. ma Gigi sarebbe perfetto. Gigi sarebbe perfetto. Io poi, noi conosciamo Gigi, lo vediamo attraverso, insomma, diciamo, il suo programma, no? Quello storico suo, eccetera, dove da anni ripete sempre la stessa frase, è diventato ormai uno di famiglia. Però da Fazio lui è molto bravo a fare da spalla ai comici. Lui è molto bravo Appunto, perché è un infatti. incassatore e la spalla, la buona spalla deve essere sempre un ottimo incassatore. Gigi è un gran Vabbè. signore in generale, quindi. Poi, guarda, io senza Gigi non sarei proprio Non partita, eh. esageriamo. C'avevo una Guarda, a grande ansia di proposito, questa Giorgio, diretta e quindi. da anziana mestierante, io qui prendo appunti, guardo. Avete visto, credo a casa l'avranno capito, ma anche in studio, con quale disinvoltura Serena ha preso il microfono con l'asta e l'ha spostato fuori dallo studio. Queste No, cose le Gigi. sanno fare in pochissimi. Vabbè, togliere Baudo, per un'asta. esempio, le sa Io fare. come tolgo l'asta io non la toglie nessuno. No, no, ma Vediamola lontano, poi spostarla vediamo. dallo Cioè. studio, che è un fatto di servizio, diciamo, lei con grande disinvoltura. Guarda, Grazie, Gigi. io ho Ma notato guarda, questa guarda, cosa. noi che facciamo questo mestiere Appunto. siamo abituati, sai, tu hai il tuo studio, c'è cioè chi ti sposta, cioè secondo me ti prendono dal camerino, ti mettono al centro e tu sei a posto. Ma noi siamo abituati a spostare roba sul palco, il microfono che dà noia, a Sì, ma non improvvisare, noi doveva cantare una siamo canzone, gente doveva di spostare Bos da un'asta. Bosco e da Riviera, come si È dice. stata bravissima Serena nel fare questo Giorgio, movimento. senti, allora io vorrei vedere un secondo con te un contributo video e poi dopo ritorniamo e commentiamo. No, devi un contributo. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Ma tu, Giorgio, sei uno showman proprio di taglio internazionale. Cioè, l'ironia, essere Lì così poi era un versatile. doppio salto mortale. C'era un doppio salto mortale perché oltre a Raffaella c'era anche il grande Don Lurio. Quindi Sì. immaginati per uno che si era appena affacciato al varietà del sabato sera, ritrovarsi in mezzo a quei due là.
ma poi Raffaella, l'hanno detto in maniera ripetuta in questi giorni, e se la grande professionista che era, quel due passi che abbiamo provato là, che ho fatto in maniera indecorosa, sono stati giorni di prova, cioè nel senso, lei provava in continuazione, cioè Raffaella, se io dicevo alle 18 in studio, lei era alle, capito, un quarto d'ora prima stava là già pronta, sì, e ma, quindi insomma è so una grande professionista, abbiamo perso... Sì, va bene, cioè, per quello ci siamo trovati, per quello ci siamo trovati, però ovviamente Raffaella ed io ci siamo abbiamo un'amicizia particolare, nel senso, avevamo questa amicizia particolare, nel senso che essendo lei una donna molto riservata e io non sono uno invadente, ci siamo incontrati fuori dal set a casa sua un paio di volte, poi io non la volevo disturbare, lei non vuole essere disturbata e quindi ovviamente la nostra amicizia fuori dal set non ha potuto progredire, ma a livello artistico se Raffaella chiamava io andavo e se io la chiamavo lei correva, quindi questo per me è stato, è una medaglia che mi porterò al petto per tutta la vita. È bello perché comunque tra artisti, lei era la regina, ma comunque tra artisti è bello anche un supporto, no? Quando uno ha bisogno anche di un confronto, di un consiglio, di un suggerimento, o in un momento in cui uno si sente un po' più scarico, è bello questo supporto da parte degli artisti che ci si sente, no? È qualcosa di bello che crea una bella energia. Esatto, è il motivo per cui io ho lavorato per molto tempo con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, che non ne avevano più, cioè non sapevano più cosa fare. Leonardo era un... allora, Carlo fisicamente ormai... quindi aveva bisogno di un supporto atletico. Leonardo non faceva più ridere da tempo e allora mi ha detto: Giorgio, mettiamoci insieme, dammi... e l'ho ricaricato anche sotto il punto di vista dell'umorismo, quindi diciamo che sono stato sono buono, ecco, ho un cuore grande così. La vostra amicizia è bella, è preziosa, veramente mi è capitato spesso di trovarvi insieme e vi ho guardato sempre con grande ammirazione perché è bello ed è raro. Ma parliamo del tuo spettacolo, Giorgio, Story, che andrà in giro quest'estate. Sì. Che cosa racconti nel tuo spettacolo? Guarda, mi sono reso conto guardando, allora è partito osservando i social, cioè guardando il mondo dei social, e mi sono reso conto nel tempo quanto la gente ha voglia di condividere le cose, no? Mettono video, postano foto delle loro vacanze, quando sono al ristorante, personaggi strani, battute, barzellette, cani, animali, gatti, cioè pubblicano qualsiasi cosa. E mi è venuto in mente che quando ero ragazzo io, avevo 20 anni, sui 20 anni, che ho cominciato a vedere questi personaggi, il Bagnino, Mario Merigo, il PR, Renato stesso, se io avessi avuto un telefonino probabilmente li avrei registrati e li avrei mandati in rete, no? Quindi sì, essi sarebbero persi probabilmente nella grande varietà delle cose che ci sono sui social e quindi me li sarei persi. Invece io cosa ho fatto? Non avendo né telefonino né social, me li sono imparati, studiati e poi nel tempo li ho condivisi, diciamo così, con gli altri. Quindi la mia vita è stata un po' social, ecco, mettiamola così. Allora la story, che è quella che si usa normalmente fare su Instagram, insomma sui social, per me è stata invece una storia fatta di personaggi, aneddoti e cose che mi sono accadute e che io ho registrato e ho condiviso con la mia gente per tanto tempo. Dove dovremmo venire a vederti, Giorgio? In quale zona d'Italia? Da dove parti? Allora, stasera sono qua a Lucca, sono a Capannori, poi invece la prossima settimana, il 14 sono a Vigevano, se non sbaglio, e il 15 sono a Ferrara. E poi il 24 a Taormina, dove ultimamente ho incontrato la bellissima Serena Autieri in piscina, vi posso garantire che è uno spettacolo che nessuno al mondo si potrebbe mai perdere, e quindi tornerò sul luogo del delitto, Taormina, al bellissimo teatro antico di Taormina. Perché sono qui felicemente. Esatto, poi chiudo in Toscana, due date, il 29 e il 30 a Siena. Bene, perfetto. Allora non resta che venirti a seguire in giro per l'Italia. E poi, Giorgio, per te il teatro è comunque sempre ripartire. Si riparte dal teatro per sperimentare nuovi personaggi, per trarre, no, nuove idee, per poi portarle anche in TV.
È sempre stato così per te, giusto? Certo, certo. Bene. Allora, è sempre stato così. In questo caso, ovviamente, si tratta di uno spettacolo estivo. Ovviamente, quello che sto preparando è invece il grande debutto teatrale che ci sarà nella prossima stagione con La favola mia, dove veramente la racconterò la mia storia da quando ero ragazzino fino a quando ho indossato per l'ultima volta il cappello di Renato Zero. Quindi, insomma, è una bella antologia, e quella sarà sicuramente una, diciamo così, materiale per fare il programma televisivo. E speriamo di poter tornare prestissimo proprio ad essere tutti in teatro insieme. Grazie Giorgio, ciao, buon estate, ciao, buon Giorgio, lavoro, ciao. Grazie, grazie. Serena. Ciao Gigi, ciao Serena. Ciao.